Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, che quest'oggi si apre con una parentesi sulla vicenda del traffico e gli ingorghi per la partita. Ieri non sono mancati rallentamenti allo stadio Arechi, inevitabile però c'è da dire quando l'afflusso di vetture è consistente con oltre 30.000 spettatori. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, questa mattina ha sollecitato sull'argomento a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, ha annunciato che valuterà in ogni caso con il comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia se sono possibili aggiustamenti per l'ultima gara in programma il prossimo 22 maggio. Sentiamo. Si guarda l'ultima gara di campionato allo stadio Arechi di Salerno, quando domenica 22 maggio si incontreranno per l'ultima giornata salernitana-udinese. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, stamani a Palazzo di Città, a margine di una conferenza stampa, ha annunciato di sollecitare il comandante della Polizia Municipale di Salerno, Rosario Battipaglia, di valutare anche possibili aggiustamenti per agevolare la viabilità. Gli spostamenti massivi, ha comunque dichiarato il sindaco, sono comunque inevitabili e gli oltre 30.000 spettatori che ieri pomeriggio hanno raggiunto lo stadio Arechi di Salerno hanno fatto sentire notevolmente il loro peso non solo sugli spalti ma anche sul fronte della viabilità di via Allende, via Clark, al Parco Arbostella, San Leonardo e su tutto il litorale di Mercatello. Chiederò al comandante Battipaglia un ulteriore sforzo, però dobbiamo renderci conto di un dato che non è peregrino. Quando si muovono contemporaneamente 30.000 persone, le cose naturalmente scontano una qualche difficoltà. Noi confidiamo sulla comprensione di quanti si recano allo stadio e di quanti non si recano allo stadio, per fare in modo che ciascuno capisca che questi spostamenti così massivi e così impressionantemente massivi postulano necessariamente una qualche difficoltà. Questo non ci esime da verificare la possibilità di ulteriori aggiustamenti del piano traffico, però ci sono le leggi dei grandi numeri che sono difficili da sconfiggere. E mentre la città di Salerno guarda con attenzione alla fine del campionato, che ovviamente ha anche il suo peso sull'economia ed il turismo del comune capoluogo, con l'estate alle porte si spinge verso un'azione di promozione del turismo dopo 2 anni di pandemia. La prima del Rigoletto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e i concerti alla Chiesa di San Giorgio nel centro storico di Salerno hanno registrato un grande afflusso di pubblico, un segnale che testimonia la ripresa e il desiderio di vivere la cultura e gli spettacoli. Da qui, ha detto il sindaco Vincenzo Napoli, un'attenzione agli eventi con in primis Luci d'Artista, tappa di grande aspettativa, e al miglioramento dell'accoglienza nel comune capoluogo. Il comune, naturalmente, come avrà detto anche l'assessore Ferrara, è a totale disposizione degli imprenditori del commercio. Noi stiamo facendo un'azione di promozione in città che credo sia sotto gli occhi di tutti. Usciamo dalla Fiera del Crocifisso, usciamo dalla Fiera della Minerva, ci predisponiamo a Salerno Letteratura, al Porto delle Nebbie e a tante altre iniziative, Premio Charlot per esempio, che faranno della sosta in città da parte dei nostri ospiti qualcosa di assolutamente gradevole. Noi abbiamo l'abitudine di presentare con conferenze stampa i vari eventi che si svolgono in città, quindi sono noti a tutti. Credo che in qualche modo questa pubblicizzazione, per esempio abbiamo avuto un pienone alla Chiesa di San Giorgio per il concerto gratuito che Daniel Oren offrirà con cadenza settimanale alla città stessa, il pienone a uno splendido Rigoletto al Teatro Verdi. Insomma, noi presentiamo quanto facciamo, non tanto per attaccarci delle medaglie a petto, ma per rendere noto quello che succede in città. Gli sbarchi crocieristici si stanno avvicendando con cadenza molto 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 lusinghiera. C'è il calendario approssimativo degli sbarchi crocieristici. Noi siamo vicini al mondo del commercio, che esce da una pandemia feroce che ha falcidiato le risorse economiche e le prerogative di ciascuno, e confidiamo nel fatto che loro possano collaborare per fare in modo che questi siano eventi di successo e nello stesso tempo riprendere un iter commerciale che è stato devastato dalla pandemia stessa. Noi stiamo a disposizione, Alessandro Ferrara è a disposizione, pubblicizziamo per quanto possibile le iniziative che si tengono in città, ognuno ora deve svolgere il suo ruolo.
la città di Salerno guarda con attenzione alla fine del campionato, che ovviamente ha il suo peso sull'economia e sul turismo del comune capoluogo. Con l'estate alle porte, l'amministrazione comunale si spinge verso un'azione di promozione del turismo, e questa mattina il consigliere delegato Ermanno Guerra ha avuto l'occasione per replicare alle richieste dei consiglieri comunali sul regolamento per la gestione e l'affidamento degli spazi pubblici in totale trasparenza. Sentiamo. Il Comune di Salerno è concentrato sull'individuazione e la messa a disposizione di spazi che possano accogliere la programmazione estiva di spettacoli per dare il senso di un'autentica ripartenza dopo due anni dettati e rallentati dal Covid. A dirlo questa mattina è il consigliere delegato alla cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra, che replicando alle sollecitazioni giunte dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Claudia Pecoraro, di attuare un regolamento per la gestione e l'affidamento degli spazi pubblici in totale trasparenza, cui ha fatto eco anche la consigliera comunale dell'opposizione Elisabetta Barone, di avere con urgenza un regolamento che disciplini l'affidamento degli spazi comunali, ha rimarcato che gli spazi vanno certamente rivisti e condivisi. Spetterà, aggiunto il consigliere delegato Guerra, alle commissioni consiliari e ai consiglieri comunali e alla giunta procedere, confermando allo stesso tempo per la programmazione estiva l'allestimento degli spettacoli all'Arena del Mare e in altri luoghi della città di Salerno. Sì, questo è un dibattito attuale che seguo naturalmente. Voglio rassicurare tutti sul fatto che l'amministrazione è concentrata in questo momento intanto sulla messa a disposizione di spazi importanti per l'estate, come dire, che accolgono un'importante programmazione estiva nella tradizione della città di Salerno e per dare un segno di piena e autentica ripartenza, interpretando che quello che è il sentire delle persone. Ognuno di noi ha piacere di tornare alla vita e lo fa anche riprendendo i ritmi di vita abituali, che e quelli estivi sono quelli tra l'altro di poter godere in città di spettacoli, intrattenimenti culturali, leggeri o importanti che siano, ma di avere un'offerta serrata, e quindi da questo punto di vista siamo attrezzati. Sullo sfondo c'è anche il problema degli spazi, che naturalmente va rivisto, ci sono sacchi di privilegio che vanno eliminati, ma naturalmente sapendo che non sempre è facilissimo e non sempre gli spazi sono adeguati a tante esigenze. Si deve andare sempre più verso, come dire, la condivisione nell'uso di spazi comuni, perché non c'è più la possibilità di avere spazi dedicati alla singola associazione, magari attraverso il sistema di associazioni capofila, ma immaginando che gli spazi siano nel modo più ampio condivisi. La sollecitazione quindi di avere un regolamento sarà condivisa, sarà attuabile? E questa naturalmente è prerogativa delle commissioni consiliari, dei consiglieri comunali e dell'amministrazione. Io nel ruolo di consigliere del sindaco non posso che, come dire, assecondare un lavoro di questo tipo che mi sembra importante. Ci sarà invece l'Arena del Mare anche quest'anno per i salernitani? Ma sicuramente, sicuramente, ripeto, pensiamo di ampliare oltre all'Arena del Mare, di tornare a utilizzare tutti gli spazi storici e nuovi che possono essere messi a disposizione per la programmazione estiva. Veniamo alla cronaca. Ignoti hanno tentato un furto all'interno degli uffici comunali di Ponte Cagnano Faiano. Il colpo è avvenuto molto probabilmente nella notte tra sabato e domenica. A fare la scoperta questa mattina è stato il personale del comune guidato dal sindaco Giuseppe Lanzara. Ignoti sono entrati nell'ufficio del settore tributi e molto probabilmente cercavano del denaro. E quanto hanno ricostruito i carabinieri, che questa mattina con i rilievi scientifici agli ordini del maggiore Vita Antonio Sisto hanno verificato segni di effrazione alle inferriate di un bagno al piano terra in due stanze che ospitano gli uffici amministrativi, dove presumibilmente gli ignoti, i ladri, pensavano di ritrovare denaro, considerando che proprio in questi uffici si ricevono i pagamenti dei tributi. Ladri rimasti però a mani vuote, perché i soldi vengono custoditi in cassaforte ed altrove. L'allarme sonoro è scattato, ma probabilmente per un malfunzionamento che riguarda il sistema di sicurezza non è stato inoltrato alle forze dell'ordine. Indagini in corso per risalire ai responsabili del tentato furto ora da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia.
Campagna, Eboli e Battipaglia sono invece i principali comuni che saranno interessati nei prossimi giorni, esattamente dal 23 al 25 maggio, da un'interruzione della fornitura idrica per lavori di manutenzione all'adduttrice del Basso Sele. Sentiamo. È prevista in alcuni comuni della Piana del Sele l'interruzione della fornitura idrica dal 23 al 25 maggio per lavori di manutenzione sull'adduttrice Basso Sele nel tratto ricompreso nel comune di Campagna. A comunicarlo l'ASIS, che ha messo a punto anche un relativo piano di emergenza che prevede il ricorso a turnazioni nelle forniture idriche e all'utilizzo coordinato di pozzi e autobotti. Nelle tre giornate indicate, inoltre, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio dei comuni interessati, in particolare Campagna, Eboli e Battipaglia. Tra questi non figurano Capaccio Pestum e i comuni ubicati nel bacino idrografico asservito al Consorzio Bonifica di Pestum, retto dal presidente Roberto Ciuccio, al momento diramati appositi avvisi dalla Protezione Civile a Battipaglia, dove si specifica che, specie per la zona del centro cittadino e i quartieri Stella e Sant'Anna, l'acqua sarà erogata solo dalle ore 6 alle 8 e dalle 19 alle 21 dei tre giorni indicati. A Eboli invece, nelle zone alte come Epitaffio Alto, Sant'Andrea e San Cataldo, si garantirà l'approvvigionamento idrico mediante autobotti. Nelle zone centrali invece l'erogazione sarà limitata alle prime ore del mattino e a quelle serali. E ci occupiamo ora di sicurezza, perché è stato fissato per giovedì prossimo, 12 maggio, il Consiglio monotematico sulla sicurezza a Battipaglia. Sentiamo. È stato fissato per giovedì prossimo, 12 maggio alle ore 18, il Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza a Battipaglia. Il presidente dell'Assise Civica, Angelo Cappelli, risponde alla richiesta protocollata lo scorso 15 aprile con anche la conferenza dei capigruppo dello scorso 27 aprile. Cappelli invita al confronto sulle problematiche legate alla sicurezza non solo gli appartenenti al parlamentino battipagliese, ma anche i dirigenti di tutti gli uffici di pubblica sicurezza e di controllo del territorio. La richiesta di un consiglio comunale monotematico in seduta aperta venne formulata dal consigliere di minoranza Giuseppe Provenza per conoscere il report sulla criminalità presente sul territorio e anche per sollecitare e ottenere l'installazione della necessaria videosorveglianza in città. Il tutto a distanza di poche ore dalla settimana di fuoco che venne vissuta a Battipaglia, dove in pochi giorni, in episodi distinti, si sono verificati incendi che hanno interessato ben 9 autovetture. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni, perché arrivano multe salate che al semaforo tra la statale 18 e il ponte di Pregiato, ed è subito polemica. Ce ne parla il nostro corrispondente. Raffica di multe per gli automobilisti che non rispettano le norme del codice della strada al semaforo situato all'incrocio tra l'ex strada statale 18 e via dei Fabbri, la strada che conduce alla frazione di Pregiato. Sono centinaia automobilisti cavesi e non che nelle ultime settimane lamentano di aver ricevuto una contravvenzione e la sottrazione di punti sulla patente per aver commesso un'infrazione al codice della strada. Da qualche mese, infatti, con l'obiettivo di rendere più sicuro l'incrocio nei pressi del ponte di Pregiato, come aveva già annunciato l'assessore alla mobilità Germano Baldi, i semafori sono stati integrati con sistemi di videosorveglianza e monitoraggio delle infrazioni. Attraverso un sistema di microcamere e illuminazione a infrarossi, i semafori producono una serie di documentazioni fotografiche delle violazioni al codice della strada, dalle quali è possibile ricavare una serie di dati e un breve filmato di circa 6 secondi a supporto della successiva sanzione elevata. I sensori, dotati di tecnologia OCR per la lettura delle targhe, inoltre sono in grado di controllare fino a 2 corsie di marcia nella stessa direzione e garantire il funzionamento H24 in qualsiasi condizione ambientale e climatica. Molti automobilisti nel giro di pochi giorni sono riusciti a collezionare anche più multe. Oltre a beccare coloro che passano con il rosso, il dispositivo multa anche coloro che, approfittando del verde, scattano sulla corsia che indica di proseguire diritto lungo via 25 luglio, ma invece svoltano verso Pregiato.
Inoltre sono state inviate delle contravvenzioni anche agli automobilisti che si sono fermati oltre la linea bianca che intima lo stop. Il mancato rispetto degli impianti semaforici in passato ha creato frequenti incidenti che hanno coinvolto sia veicoli che i pedoni. La pioggia di multe delle scorse settimane ha innescato un vespaio di polemiche, soprattutto sui social. Nel mirino è finita l'amministrazione comunale, accusata di voler fare cassa con i soldi delle multe. E non si è fatta attendere la replica del sindaco Vincenzo Servalli. Lì c'è un'inciviltà di fondo. E quindi abbiamo, come dire, disciplinato quel punto delicatissimo e pericoloso, perché li passano a piedi, passano le macchine e c'è un incrocio. Allora, è vero, stiamo facendo le multe, ma le multe si fanno perché la telecamera registra delle violazioni. Poi, se ci sono degli eccessi, abbiamo fatto fare una verifica, perché sembra che a un certo punto la macchinetta fotografava e faceva scattare la multa anche chi si fermava ma usciva un po' fuori dalla linea bianca dello stop. Abbiamo visto questa cosa, abbiamo ritarato, perché poi ovviamente questo non è una violazione pericolosa, ti metti un po' più avanti con la punta della macchina ma almeno ti sei fermato, ma gli altri hanno avuto la multa ed è inutile che si lamentano. Ci sono alcuni che hanno avuto 5-6 multe, perché evidentemente questo tipo di comportamento al semaforo di pregiato, arrivo, giro intorno e proseguo, è abbastanza diffuso e non va bene. E voltiamo pagina, sono 10 nuovi appuntamenti della stagione artistica 2022-2023 del Teatro delle Arti di Salerno, presentato questa mattina a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa. Cartellone tutto incentrato sul Teatro Campano. Sentiamo. Il Teatro delle Arti di Salerno riparte con un nuovo cartellone di spettacoli e lo fa con le compagnie campane che, come per tutto il settore del teatro, hanno sofferto lo stop della pandemia. Si alza il sipario con i grandi classici napoletani e i beniamini del pubblico della risata. Sono 10 i nuovi appuntamenti della stagione artistica 2022-2023 del Teatro delle Arti di Salerno, presentato questa mattina a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, dal direttore artistico Claudio Tortola, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, del delegato alla cultura Elmanno Guerra, del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e delle dirigenti scolastiche del liceo classico Torquato Tasso Carmela Sant'Arcangelo e del liceo scientifico Francesco Severi Barbara Figliolia. Si parte ad ottobre con Stefano De Martino con lo spettacolo Quasi One Man Show, poi spazio a Biagio Izzo, Gino Ribieccio, Francesco Marino e poi ancora Carlo Bucci Rosso, Lina Sastri, solo per citare alcuni artisti. Si riparte con un sano divertimento e anche per la stagione 2022-2023 si rinnova il progetto Studenti a Teatro per un nuovo pubblico consapevole, che porterà gli studenti del liceo Tasso e del liceo Severi a teatro per assistere agli spettacoli e per incontrare il sabato pomeriggio i protagonisti in cartellone. Il picco di presenze è molto imperniato per scelta nostra sul teatro napoletano, perché vogliamo dare spazio ai gruppi di Napoli, che ovviamente prima di dare spazio agli altri che hanno sofferto tanto questi 2 anni di pandemia. Tutti i lavori napoletani, lavori comici, una stagione molto leggera con dei grandi classici che verranno presentati, da che servono questi quattrini ad altre cose che verranno con i riferimenti importanti tipo Bucci Rosso, Biagio Izzo, Lina Sastri, Gino Rivieccio e Stefano De Martino, che è una novità assoluta. Voglio dire, alla fine abbiamo cercato di soddisfare quelle che sono le richieste che il pubblico ci fa e dare questa attenzione che diamo anche molto ai giovani del teatro, in collaborazione con delle scuole di Salerno, e perché portano i giovani a incontrare gli artisti. I giovani a teatro è importante in questo momento per far sì che conoscano le realtà del teatro e poi possano crescere nel teatro. Un cartellone ricco di appuntamenti con elementi di punta ovviamente del teatro napoletano, l'occasione giusta per il pubblico per sorridere, ridere e divertirsi. Sicuramente sì, e li aspettiamo numerosi.
E ci spostiamo ora in Costiera Amalfitana perché Vietri sul Mare piange. L'ex sindaco Ernesto Sabatella è venuto a mancare, infatti l'ex sindaco che per ben 3 mandati è stato anche assessore alla provincia di Salerno. Sentiamo. Vietri sul Mare, l'intero panorama politico salernitano perde un importante pezzo di storia. È morto infatti Ernesto Sabatella, storico esponente del Partito Comunista e grande promotore della ceramica vietrise. Oltre ad essere stato un dirigente di primo piano del Partito Comunista, Sabatella è stato più volte sindaco di Vietri, consigliere e assessore provinciale. Un risveglio amaro ieri mattina per la comunità di Vietri sul Mare. La notizia della scomparsa di Ernesto Sabatella si è immediatamente diffusa in tutta la cittadinanza vietrise, dove era apprezzato e stimato al di là di ogni schieramento politico. Nato nel 1946, sin da ragazzino la politica e gli ideali comunisti hanno segnato profondamente la sua vita. Dopo anni di militanza e di grande attivismo, nel 1975 divenne sindaco di Vietri sul Mare per la prima volta. Restò in carica fino al 1978. Tornò a guidare il comune di Vietri sul Mare nel 1985, restando in carica fino al 1988. Proprio in questo periodo fu protagonista a livello locale di quel compromesso storico lanciato qualche anno prima da Enrico Berlinguer a livello nazionale. Infatti in quegli anni a Vietri, alla luce di un'inedita maggioranza che si era venuta a creare, si stabilì che per i primi 2 anni si sarebbe avuto un sindaco comunista e la presenza di assessori democristiani in giunta, mentre per gli altri 2, esattamente fino alle successive comunali del 1990, la situazione è inversa, cioè il sindaco democristiano e alcuni assessori comunisti nella giunta. A cavallo tra gli anni 80 e 90, Sabatella inoltre è stato prima consigliere provinciale e poi assessore. Proprio quando era componente della giunta provinciale di Salerno, si è speso fortemente per la promozione della ceramica vietrise. A lui infatti si deve la nascita della Fondazione Museo Manuel Cargaleiro, con uno spazio dedicato alla ceramica nel palazzo adiacente ai Salesiani. Successivamente, sempre con l'obiettivo di valorizzare l'arte della ceramica, ha fondato l'associazione L'Isola di Samo. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Ernesto Sabatella. È stato un perno della politica vietrese e provinciale per tanti anni, ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone. Vietri sul Mare perde una personalità di spicco sotto il profilo politico e un uomo di grande cultura che ha amato e rappresentato il nostro territorio. I funerali di Sabatella si sono tenuti questa mattina nella chiesa madre di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare. Ed ora voltiamo pagina, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film America Latina. 3 gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30, alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni... Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport, di calcio, della gara di ieri allo stadio Arechi de Granata, ma lo facciamo tra poco, subito dopo la pubblicità. Vi aspetto. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
E voltiamo pagina, la Paganese si aggiudica il primo round dei playout battendo di misura l'Andria tra le mura amiche del Torre. Sabato prossimo il ritorno a campi invertiti, gli azzurro stellati dovranno portare a casa un risultato positivo per centrare la salvezza. Abbiamo fatto una partita di contenuti molto importanti, abbiamo fatto una partita di sofferenza, una partita di grande piglio agonistico e anche di grande dedizione, perché di fronte avevamo una buona squadra e c'era una posta in pari molto importante. Abbiamo vinto ma non abbiamo fatto nulla. La cosa, al secondo tempo dobbiamo andare a giocarcela ad Andria, consapevoli della nostra forza. La parte finale non mi è piaciuta tanto, perché un po' per il calo fisico che c'è stato, un po' perché non siamo riusciti a tenere palla davanti, i difensori non riuscivano più a salire. Però mi è piaciuta l'abnegazione della linea difensiva, faccio i complimenti a Paolo Baiocco che nonostante avesse avuto un problema in settimana ha fatto una grossissima prestazione, come Schiavino, come Murolo. Ringrazio Castaldo che è entrato e sono contento dei ragazzi, sono contento perché ho visto un attaccamento alla maglia che è quello che conta molto di più per me. Io sono contento che in questi 15 giorni sono riuscito a trasmettere questo tipo di mentalità a questi ragazzi. La cosa che mi dà soddisfazione è che non abbiamo preso gol, siamo stati bravi, siamo stati concentrati, abbiamo concesso poco, magari quando ci hanno messo la palla in area di rigore o oggi avevamo quattro difensori che veramente dannati, concentrati, cattivi, è quello che volevo. Sono contento che, ripeto, che la squadra è uscita soddisfatta per il risultato, ma non soddisfatta perché magari voleva qualcosa in più. Noi non dobbiamo mai accontentarci, adesso dobbiamo ricaricare le pile, dobbiamo capire che dobbiamo andarci a giocare la partita lì ad Andria. Ripeto, l'Andria è una buona squadra e quello che ho chiesto oggi i ragazzi l'hanno fatto alla lettera e sono contento, perché ho visto veramente sputare il sangue, scusatemi la volgarità della parola, per questa squadra, per questa città, per i tifosi, per la società. Quindi oggi vanno i complimenti ai ragazzi, e bisogna rimboccarsi le maniche e non bisogna accontentarsi, perché sicuramente troveremo un ambiente abbastanza caldo lì. Sappiamo che ci giochiamo, adesso abbiamo il 50% di possibilità. E con la pagina dello sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.